110 atleti sul tatami che hanno dato vinta a oltre 100 combattimenti che sono andati avanti per tutta la giornata, mettendo di fronte in alcuni casi atleti di rilevatura nazionale e internazionale. Sono i numeri della manifestazione Nuoro Tournament 2020 in Ughi, ospitata ieri nella palestra polivalente. Per un giorno il capoluogo barbaricino è stato la capitale sarda del grappling, una manifestazione promossa dalla Fight Nuoro Academy col contributo degli associati regionali allo sport e al turismo e il patrocinio del comune di Nuoro. Un'intera giornata dedicata al grappling, una disciplina in cui possono essere utilizzate le tecniche degli sport di lotta per sottomettere l'avversario o escluse le percussioni. Una palestra polivalente gremita in ogni ordine di posti, gli atleti che hanno combattuto senza kimono hanno dato vita ad incontri interessanti sotto il profilo tecnico e agonistico. I partecipanti all'evento, che sono arrivati a Nuoro da tutta la Sardegna, sono stati suddivisi in due classi, esperti e principianti, e poi per peso ed età. Inoltre gli atleti più esperti hanno dato vita ad una serie di combattimenti liberi da vincoli di peso e categoria. Sotto il profilo dei risultati, il primo posto della classifica a squadre è stato appannaggio della Fight Nuoro Academy, che si è confermata anche ieri una delle più brillanti realtà del panorama sardo. Al secondo posto la società Bad Boys di Sassari, al terzo la Roger Gracie Academy di Cagliari. Soddisfatti i dirigenti della Fight Nuoro Academy per il successo della manifestazione sotto il profilo organizzativo agonistico, che ha visto alcuni incontri di grande spessore con gli atleti che sono impegnati a fondo per prevalere. Un evento che la Fight Nuoro Academy intende riproporre anche nel 2021.